Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Lo so che leggendo il titolo vi siete chiesti, ma questa volta cosa si è inventata Lightning? In realtà penso che alcuni di voi l'hanno già capito. Esatto ragazzi, oggi giocheremo a Five Nights at Fuffy, praticamente il Five Nights at Freddy con Fuffy e i personaggi di Animal Crossing su Animal Crossing, ragazzi. Allora, non servono altre spiegazioni, voglio un like per questo video. Soprattutto se siete nuovi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram. Ragazzi, noi siamo pronti a giocare. Eccoci qui ragazzi, questa è la schermata principale dove andremo a selezionare i nostri personaggi o possiamo anche chiamarli animatronics. Quindi chi selezioniamo? Allora, abbiamo Grande C, Tom Nook, Agostina, Fuffy, KK, Meti, Tamara, Bianca, Ofelia e Nana. Quindi sicuramente inserirei Fuffy. Poi prenderei KK. I personaggi principali li aggiungo, ragazzi. Tom Nook. Mettiamo anche Agostina. Grande C. Metti, vabbè, facciamo una cosa. Li mettiamo tutti. Voglio osare, quindi selezioniamo tutti i personaggi. Così entrano anche loro in partita. Va bene. Ho selezionato tutti i personaggi, ragazzi. Sono veramente emozionata, ma anche allo stesso tempo spaventata. Siamo pronti a iniziare, ok? Go! Allora, ci siamo. Questa è la stanza principale. Qui possiamo spegnere la luce, spegnere o accendere il ventilatore, controllare le telecamere e chiudere la porta. Quindi possiamo interagire un po' con tutto e controllare la situazione. Va bene, allora, io non so bene come muovermi, ragazzi, quindi facciamo una cosa. Iniziamo a guardare le telecamere. Onestamente non so se ho un po' paura. Vediamo un attimino com'è la situazione. Allora, in cucina in questo momento non c'è nessuno. Non vedo completamente nessuno. Quindi per adesso tutto molto tranquillo. Spostiamoci eventualmente nella sala da pranzo. Anche qui ragazzi non vedo nessuno, ma abbiamo appena iniziato a giocare, quindi la situazione è molto molto tranquilla. Vediamo nello sgabuzzino sopra. Mamma mia quanti peluche. Mamma mia ragazzi quanti peluche. Posso dire una cosa? Mi mettono veramente tanta 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 tantissima ansia. Allora, ok, abbiamo visto un attimo tutte le telecamere, cerchiamo di non consumare troppa energia, momentaneamente è tutto tranquillo, quindi facciamo una cosa, spengo anche il ventilatore perché tanto la temperatura va abbastanza bene, spegnerei anche la luce per conservare un po' di energia. Ok, adesso riguardiamo le telecamere. Oh, sto vedendo Fuffy nella sala da pranzo. Si muove lentamente, in realtà non si muove affatto. Ok, sembra tutto molto tranquillo, andiamo a guardare anche le altre stanze. Andiamo a guardare la cucina. Cosa? Ma sono tutti lì, stanno cucinando. E niente ragazzi, da Five Nights at Freddy siamo diventati a pizza. Perché non fare uno spuntino ogni tanto durante una partita? Alla fine chi se ne frega. Però la situazione sembra molto molto tranquilla. Vediamo Fuffy come procede. Ok ragazzi, Fuffy è molto molto vicina. Allora io inizierei a chiudere la porta. Non si sa mai. Potrebbe avvicinarsi in qualsiasi momento. Quindi porta chiusa. Spengo sempre il ventilatore e la luce. Ok, guardiamo le telecamere. Oddio ragazzi, Fuffy, non mi fare prendere un infarto così, subito, su due piedi. Ragazzi, abbiamo appena iniziato, già questa mi compare così. Mamma mia ragazzi, ho il cuore a mille. Fuffy, non si fanno queste cose, sei una brutta persona.
Va bene, prima, la prima partita è andata. Ammetto che un pochino mi spavento, ma sono fiduciosa. Allora, ciao Fuffi. Addio Fuffi. Allora ragazzi, procediamo con la seconda partita. Andiamo a vedere un attimo la cucina. Ragazzi, è una mia impressione o questa volta manca Tom Nook? Oh mio Dio. Allora ragazzi, io non ho idea di cosa fa Tom Nook, se devo essere sincera, ma sicuramente c'entrerà qualcosa con le stelline. Allora, secondo me se chiudo la porta non concludo nulla, perché è Fuffi che riesce ad entrare con la porta chiusa. Quindi non lo so, vediamo un attimo com'è la situazione. Niente raga, Tom Nook manca sempre dalla cucina. Oddio, ragazzi, eccolo Tom Nook. Allora, in questo momento non mi ha fatto spaventare. Secondo me è un po' come la volpe su Five Nights at Freddy. Dimmi che cosa vuoi, Tom Nook. Praticamente se gli do le stelline lui non mi fa spaventare. Ma io non ne ho stelline, perché cerchi sempre soldi in tutti i giochi, tutte le modalità? Smettila con questo vizio dei soldi. È un brutto vizio, è una malattia mentale. Smettila, ti prego, smettila. Tu devi farti curare. Non va bene questa cosa. E quindi mi prendo lo spavento, ragazzi. Vediamo la stanza con i peluche. Ce metti ragazzi, ce metti. Oddio ragazzi, ci mancava pure KK, mamma mia. KK, non ti ho visto completamente, da dove sei spuntato che c'era il cartello? Da dove sei spuntato KK, mamma mia ragazzi. Pure KK no, va bene. Non vincerò nemmeno su Animal Crossing, raga. Io non ho mai vinto una partita di Five Nights at Freddy e probabilmente non vinco nemmeno quella di Five Nights at Fuffi. Va bene. LOL, ragazzi, cioè, posso essere sincera. Cioè, Ofelia, non ti offendere, ma sei talmente brutta che onestamente anche se mi fai boh, cioè proprio non puoi spaventarmi, perché già mi fai paura di base. Cioè, come aspetto, già mi spavento solo guardandoti. Cioè, quindi va bene. Promossa. Sei promossa per questo gioco. Posso consigliarti agli sviluppatori, ti possono inserire all'interno di Five Nights at Freddy. Sei sicuramente una scelta molto molto promettente. Oddio ragazzi, è comparsa Meti. Vediamo che fa. Ma che puzza! Cioè, ma che schifo! Cioè, tu mi devi fare spaventare, ma ti sei spaventata e ti sei fatta la cacca di sopra. Ma che puzza! Già questa stanza, ragazzi, è piccolissima. No, non ci sono le finestre, non ci sono! Ma non potevi farla trattenerla! Puh, raga, fuh, mamma mia, Meti! Ormai Meti è quella delle puzzette. Allora, metto la maschera, ragazzi. Perché secondo me si sta avvicinando Agostina. Infatti, ragazzi, c'è Agostina. La maschera dovrebbe funzionare. Allora, ragazzi, possiamo concludere qui questo episodio. Finalmente siamo riusciti più o meno a finire una partita. Diciamo che la parte più spaventosa è stata la puzzetta di Meti, perché per un attimo mi è mancato il respiro, stavo per morire. Quindi, raga, è stato veramente un incubo. Devo dire che anche gli altri un po' mi hanno fatto spaventare poco poco. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like. Soprattutto non dimenticate che è uscito un altro episodio molto simile, però non fa paura. Parlo della mia nuova storia, chiamata appunto La Bella e il Procione. Quindi sopra in descrizione potete prendere anche il video e andarlo a vedere se non l'avete visto. Come al solito io vi chiedo un like per sostenere questa tipologia di video, che trovate solo da me perché sono frutto della mia mente. E attivate la campanella e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti ragazzi.